Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. E rieccoci dalla nostra splendida location qui di Radio Bruno all'interno dell'area stile dal Royal Hotel Sanremo e diamo il benvenuto a Gigi D'Alessio. Eccomi qua, grazie, buongiorno a te. Sono molto contenta perché sarà un'intervista con un numero che ricorre sempre, il 5. Il 5, sì, questo 5 che mi rincorre perché? Compio 50 anni. E non li dimostri. Meno male, questo grazie, ti ringrazio per il complimento. 25 anni di carriera, poi... È la mia quinta volta al Festival di Sanremo in gara, perché poi ho fatto anche 10 anni fa il super ospite. C'è Maria De Filippi che sta su Canale 5, te ne vai cercando i 5, no? Canterò come cover L'immensità che compie 50 anni quest'anno. È la 67esima edizione dell'anno mio di nascita. Quindi sto 5, insomma... Radio Bruno, ci diamo il 5, ci diamo dai, sempre il 5 tutti i giorni, tutti così i giorni. Quindi che bucciù. No, davvero è un numero magico, perché poi è a 5 anni di distanza dalla tua, sì, ultima esibizione con Loredana. Con Loredana, sì. No, io dico una cosa, guarda, Sanremo comunque rimane un grande lusso, anche per chi ha venduto 20 milioni di dischi e per chi ne ha venduti, spera di venderne 40 milioni, per chi siamo in 22. I cantanti in Italia ne siamo molti, ma molti di più. Allora noi lo dobbiamo capire che è un privilegio stare su quel palco. Nel mio caso è un doppio privilegio, perché il lusso di salire su quel palco, di portare una mia canzone che ho scritto io, che ho musicato io. Mia madre, io parlo a mia madre, ma è una canzone che tranquillamente ognuno può... la può dedicare alla persona cara che non ha più. Che ne so, una nipote a una nonna, un marito a una moglie... un figlio, una mamma, fondamentalmente questa ricchezza che ti dà Sanremo in termini mediatici, in termini di attenzione, veramente è un grande lusso per noi, quindi dobbiamo capire che siamo dei privilegiati. Gigi, è una canzone bellissima, intensa, è una lettera alla tua mamma che, sì, non ha visto tante cose anche se è sempre stata al tuo fianco, no? Sì, io dico appunto, ecco perché nell'inciso dico forse tu non hai visto mai, io sono un credente, sono un cattolico credente, però alla fine, al di là delle canzoni, del successo, io a mia madre non ha visto me crescere, non ha visto i miei figli crescere. E poi non sa il mondo com'è cambiato, ecco perché dico, adesso un fiore nasce pure senza sole, un figlio può arrivare anche senza far l'amore, c'è chi è pronto per morire, purtroppo non ha una croce al muro, che sono tutti gli attentati che sentiamo purtroppo quotidianamente, che c'è una porta aperta sopra il mare per chi da guerre cerca di fuggire, parlo di Lampedusa, e che dal vecchio male ci si può salvare, e io avrei potuto vederti invecchiare, cioè, perché oggi con la prevenzione le brutte malattie si possono anche sconfiggere. E allora è un po' questo, poi alla fine ho capito che stavo parlando a una fotografia. Torniamo invece al ricordo, sì. Quando guardavate magari insieme Sanremo e lei ti diceva vedrai, ce la potrai fare. Ma guarda, Sanremo io l'ho sempre visto come un camino, perché Sanremo è come Natale. Ci si mette tutti intorno al tavolo, vicino al seduti sul divano, a guardare e a parlare. Questa canzone è più bella, questa è meno bella. Poi alla fine per me ogni canzone è un'opera d'arte. Se fossi io farei vincere tutte le canzoni, tutte 22. Perché so che significa scrivere una canzone, so quanto animo ogni autore, cantautore o autore, mette quando scrive una canzone. Quindi ho grande rispetto io per la musica. Ovviamente Sanremo so che ci deve essere la gara, so che vogliono vedere un po' di sangue, diciamo così detto in gergo artistico. Però diciamo, come si dice a Napoli, tutto fa brodo. Guarda, mi hai spianato la strada, perché sai che io comunque devo fare una domanda anche per il percorso che ci sarà a Sanremo, le cover, sabato. Sì. Non sapevo però come fare, ma hai già iniziato tu. Hai visto? Guarda, la cover è una bella, è un bello omaggio che si fa, che facciamo tutti alle grandi canzoni italiane. Io canterò L'immensità. Da musicista ho voluto fare una sorta di sfida con me stesso,
avere l'opportunità, ripeto, di salire su quel palco, io porterò l'immensità di Don Baghi, grandissima canzone che compie 50 anni anche lei quest'anno, anche lei è del 67. Abbiamo, insieme ad Adriano Bennino, l'abbiamo fatta in 5 quarti, un termine musicale, si chiama un tempo dispari, un tempo misto, ed è molto difficile. Però a Napoli si dice: chi si mette paura non si cocca che firma una bella. Cioè, chi ha paura non va a letto con le belle donne. Ma se una cosa del genere non te la spari a Sanremo, quando te la vuoi sparare? Ok. E quindi il complimento più bello che ho ricevuto è stato un musicista dell'orchestra che mi ha detto: sei venuto a Sanremo con una valigia piena di musica. E questo a me per me è già una grande vittoria. Prima di salutarci, hai detto, sì, che Sanremo partecipare è un lusso. Sì. Un lusso super sarebbe il sabato. Ma guarda, è comunque un lusso, è comunque un lusso. Io personalmente la gara non l'ho mai sentita, già 17 anni fa, perché arrivai decimo, numero 10 era quello di Maradona, quindi due volte 5 poi. Due volte 5, vedi, oramai sti 5 ce li andiamo a pescare dappertutto. E Sanremo insegna che, guarda, Sanremo c'è una cosa: o ti apre le porte del mondo o ti chiude anche quelle di casa. A me ha aperto le porte del mondo, ha fatto vendere tanti dischi, arrivai decimo, ripeto, ma il giorno dopo ero primo in classifica, quel disco ha venduto 1.200.000 copie, mi ha sdoganato, mi ha dato il passaporto. Sanremo è così, è un santo un po' particolare. E con questo ti ringraziamo di essere grazie stato con noi. Voi. Un saluto agli amici di Radio Bruno. Allora, qua, a tutti gli amici di Radio Bruno, un grande abbraccio, ma soprattutto vi auguro una buona vita. E grazie anche a voi per tutto quello che fate per la musica italiana. Ma grazie a te, Gigi D'Alessio. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.